trovato Bing nella vita reale con il drone. Sono andato a cercarlo perché qualcuno ha detto di vederlo e volevo vederlo tantissimo anche io. Sono un suo grande fan. E poi ho fatto anche tantissime reaction. Buona visione. Il canale è questo. E questa storia horror è ambientata a scuola. Forse è vera. E c'è questo tizio che dice di essere, di aver 17 anni e di essere molto performante, molto forte. E poi un giorno si è presentato davanti a lui Alexander, chiedendogli di combattere. Ovviamente lui ha detto no, ma figurati se voglio combattere con te, andresti direttamente in paradiso, ha detto. E lui si è molto arrabbiato, ha detto ti mangio. E dopo gli è arrivato un pugno in faccia a questo qua, quindi a quello super forte, no? E vabbè, lui gli ha dato un pugno indietro, purtroppo. È una brutta storia questa, ovviamente. Voi non fate ovviamente nessuna di queste azioni, dovrebbe essere una storia horror. Lui dice mi chiedo scusa, non volevo, però l'ha preso e ha iniziato a dargli pugni. Oh mio Dio. Insomma, però lui gli ha dato un pugno fortissimo, è caduto a terra e poi dopo si è pure alzato il pazzoide e dice adesso combattiamo. Ma come, ma sei tutto distrutto. Dice morirai se continui a fare questo. Giustamente, perché insomma, non lo vedi, è messo abbastanza male. L'ha attaccato e lui ha dovuto fargli questa cosa. E non si voleva fermare. Non si voleva fermare. E vabbè, insomma, continua a dirgli combattiamo, bla 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 bla. Ma zio, non vedi che stai male? Sei messo molto male, dovresti smetterla. Quindi, ad una certa, ha chiamato la polizia e anche l'ambulanza. Sono arrivati, l'hanno portato all'ospedale. Lui non aveva niente praticamente, cioè il tizio qua non aveva ovviamente niente. Il tizio però, come vedete, stava un pochino messo male. Lui praticamente è andato a casa e ha ricevuto un messaggio da lui dicendo combattiamo. Dice guarda, mi dispiace, l'ho chiamato, mi dispiace, non volevo farti male. E lui dice combattiamo. No vabbè, cioè qui ma tu sei fuori, sei normale? Vabbè, quindi il suo unico obiettivo sembrava quello di voler combattere. Ma che cosa viaggiava per la sua mente? Oh no raga, guardatelo, si è presentato davanti alla sua porta, guarda così. No, brutta storia, bruttissima storia. Ha chiamato la polizia e si è pure spostato in un'altra casa. E dopo degli anni non ha più sentito Alexander, questo qua. Però lui continuava a chiedere ai ragazzi a scuola di combattere. Nessuno voleva, solo uno alla fine ha accettato di farlo. E lui ha... gli ha fatto questo, purtroppo. E insomma, è stato arrestato ovviamente. E lui qua si è reso conto che probabilmente gli avrebbe fatto molto molto male se fosse stato un pochino più forte. Morale della favola, diventate forti. Andate in palestra. No, sto scherzando però insomma. Oh mio Dio, guardate, questo dovrebbe essere un coniglio nella vita reale. Questo potrebbe essere Bing nella vita reale proprio perché è grandissimo. Non è normale. Cioè di solito i coniglietti sono un pochino più piccoli. Tipo questo qui, vedete? Sono su TikTok ovviamente perché sto reagendo ad un po' di conigli. Oh guardate qua che carini i coniglietti. Chissà se i conigli fanno davvero come Bing nella vita reale. Sarebbe veramente bellissimo da scoprire. Guardate poi questi qua si mangiano tutto quanto. Che carini. Oh, si stanno mangiando le cose insieme. Che carini che sono. Poi c'hanno le orecchie così strane un po'. Sembrano un pochino dei cani a volte. Non sempre, però a volte possono sembrare dei cani un pochino piccolini. Oh guardate, si è arrabbiato. Ma non devi fargli dargli fastidio perché poi magari si arrabbia. Oh guardate questo qua, sta mangiando l'erbettina. Che carino, che carino. Sono praticamente io ogni volta che mi mangio, non so, tipo le patatine comunque le cose che mi piacciono perché sono molto buone. Guardate che carino che è. Beh, ma come si fa? Cioè è carinissimo. Oh poi questo qua si lecca le manine. Wow, che carini. Adesso voglio dei conigli nella vita reale, anche per osservarli e capire che cosa fanno. Guardate che belli questi. Che poi tipo qua stanno all'aperto, come vedete. Bellissimi. Sembra quasi arrabbiato. No, non è vero, sembra un pochino scemottino. Oh mio Dio, che carino. Ma come fanno ad essere così carini? Oh mio Dio, sono bellissimi. E voglio vedere le cose che fanno tipo in Bing, perché vorrei proprio che facessero alcune scenette tipo così. È un pochino lo stanno facendo. In effetti stanno avendo una mela e stanno mangiando le cose qua. Ah, si sta stracciando, si sta allungando i muscoli. Sta facendo così tipo che bello. Sì, lo so, è un pochino sonno. Guardate poi come quando corrono sono pazzi.
Ma guardate come sono pazzi, oh mio Dio! Qui siamo dentro un gioco di Roblox, perché tecnicamente dovrebbero raccontare delle storie horror. Ora siamo dentro questo posto e c'è un manichino. E dove devo andare? Devo uscire da questa parte? Ok, perfetto. No, mi dice che è bloccato! Ok, qua si può aprire. Evidentemente dovrò sbloccare quella porta per potermene uscire, quindi forse la storia si ambienta dentro questa casa. E per un qualche motivo è pieno, pieno di manichini. E questo mi sto impazzendo, c'è scritto, sta venendo per me. È in questi manichini. In che senso è in questi manichini? Forse devo guardare proprio dentro i manichini. Qua c'è scritto prendi, quindi evidentemente... Ah! Ha girato la testa! Mi sa che me ne posso ritornare indietro forse, vediamo. Apri per favore, grazie mille. Forse ho trovato la chiave, quella cosa lì che avevano magari era la chiave. Vediamo un attimo se è così oppure no. No, c'è scritto cerca la casa e ruba 30.000 dollari. Ma cosa vuol dire? Ok, perfetto, ho aperto una porta. Ah, ho trovato questa cosa. Che cos'è? Ehi, che cos'è stato? Un manichino, raga. Questo manichino mi sa che non vuole farmi del bene, mi sa, se è qua. Anche perché la testa girata. Sbaglio oppure qua i manichini hanno una vita propria? Salve. Sai che è proprio brutto lei? Io non capisco che caspita di storia è. Non voltargli le spalle. Guarda, me ne sono reso conto. Ma che caspita mi stai dicendo? No, 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 non voglio. Non voglio, non voglio più voltare spalla. No, 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 non devo voltargli le spalle. Oscar, camascalza. Ah, e cos'è dietro? E dietro chi? Prendi, 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 veloce, ok? Attenzione, perché qua dice che è dietro. Probabilmente intende il manichino. Arca vacchettona. Ho alzato un po' la gamma perché sennò non si vedeva molto bene. Forse... spero di aver fatto bene. Allora, la hallway. Che? La chiave del salotto. Via. Ok, perfetto, così. Ok, ricordiamoci di guardare tutti. Attenzione. Forse adesso posso uscire, ti prego, dimmi che posso uscire. Dai, dai, no, no, no. È ancora bloccato. Ah, guardala qua, la signorina che mi spia dalla stanza. Perché c'è scritto che tecnicamente è nascosto all'interno dei manichini, c'è qualcosa. Non so però che cosa intende esattamente. Poi qua io mi ricordo molto bene che c'era un manichino dal quale io ho preso una chiave. Guardate come mi spiano. No raga, ho paura io di queste cose però, Ma che storia è? Io non ci posso credere che è avvenuta veramente. Allora, poi cos'è la chiave del corridoio? Ciao signora, ormai non mi fai più paura, Ormai ti ho capito bene a te. No, adesso mi stanno facendo molta paura. non ho paura. Ehi, ciao, che bello che è questo manichino. Allora, vediamo un attimo se nasconde qualcosa. Non sono per niente spaventato. Oh, ok, perfetto, mi sa che ho aperto questa porta. E qua c'è in effetti un corridoio. Però ho capito, zio. Però adesso, con tutto il dovuto rispetto, io non voglio più prendermi gli infarti. Quindi se per carità di Dio volete evitare di farmi prendere questi carissimi infarti, che non sono cari per niente, magari sarebbe anche meglio, no? Ok, scusate se ho urlato, perdonatemi, ma quando io mi spavento potrei urlare in modo ansiogeno. E poi prendi questa chiave, ok, dice chiave di immagazzinamento. cioè è staccato. Qua ci sono dei soldi che ovviamente provvederò a rubare immediatamente, perché ci servono in realtà, c'è scritto profitto della squadra. Ah, ho capito, quindi tecnicamente questa è la storia di qualche ladro, ho capito, noi stiamo facendo... ci stiamo impersonificando nel ladro. E praticamente loro si sono trovati queste cose qua. E c'è scritto chiave della stanza. Perdonami, non so di cosa tu stia parlando. Però qua ci sono altri soldi, quindi perfetto, continuiamo a prendere così. Porco di quel maiale. Allora, a me non è mai capitato nella mia vita che dei manichini si muovessero, ok? Ma se fosse vera questa cosa, probabilmente non sarei qui a parlare e a fare il video, perché mi avrebbero già uccisi, credo. Quindi spero che non sia così. Ho sentito un rumore, ho sentito qualcuno che faceva... guardala lì, che mi guarda. Cosa mi guarda? Ma i manichini intanto cucinano, fanno la pasta al forno. E qua c'è scritto... ho ucciso mia moglie perché mi faceva impazzire. Oh no. Voleva che facessi altre bambole. Un giorno non ce l'ho fatta e ho messo del veleno per topi nel suo pranzo. E ho fatto un manichino con lei. Oh, e quindi è per questo che i manichini sono posseduti. Questa è la moglie. Oh santo cielo, credo, immagino, non ne sono certo, ma immagino sia la moglie. Non so di cosa stesse parlando, probabilmente questa persona magari era o completamente impazzita per colpa della moglie, oppure era semplicemente impazzita
e ha fatto fuori la moglie, cosa molto più probabile. Ciao signor manichino. E ora questi manichini mi stanno seguendo. Per favore state attenti a queste bambole. Non sono bambole, sono manichini. Quelli... un attimo. Non è che adesso mi inseguono pure le bambole. No. Non vedo più niente. No, basta, raga, c'è qualcuno che sta ridendo. Non fa ridere. C'è la signora che è scomparsa. Ah, si è aperto questo posto. Perché io sto andando da questa parte? Perché mi sto infilando? Come fanno nei film horror, che secondo me sono un pochino stupidi. Aprono i passaggi sotto e loro dove vanno? Invece di scapparsene fuori da una finestra, che ce ne sono mille. No, loro entrano all'interno dello scantinato, dove non c'è più nessuna finestra e dove molto probabilmente ci sarà il demone che ti farà fuori. Eccola qua la storia. È brutta storia, mi sa. Questo signore mi sa che ha messo qui la... Avete capito che cos'è questo posto? Spero. Cioè, spero di no in realtà, perché... Però mi sa che qua sotto gli siede la povera moglie. Immagine bedroom. Ok, quindi dovrei andare nella camera da letto di nuovo. Allora, dov'è l'immagine? Possiamo aprire... Ah, possiamo prendere... Allora, noi intanto siamo i ladri. Noi intanto facciamo il nostro lavoro da ladri e prendiamo. Non ce ne frega niente delle immagini. Quindi prendiamo tutti i nostri soldi che possiamo prendere qui per... Era questa l'immagine? Ah, ho capito. Qui ci sono dei soldini per noi. Però è chiuso. E a noi ci serve aprire il tutto. Però in effetti vedo che qua ci sono altri soldi che posso prendere. Sentite il profumo dei soldi, li sentite? Questi sono ovviamente, allora, non si fa, questo è tutto un gioco. Bello. C'è il manichino che intanto ovviamente sta lì che ci spia. Perché giustamente lui è lui che vuole i soldi, no? Ma tanto questi sono ricchi, zii. Cioè, raga, e non è... Devo prendere questi cosi? Fanno soldi questi cosi? Ah, sì, vedete? E per quello, ok, questi cosi fanno tanti soldini, e quindi li possiamo anche prendere. Ok, ci mancano solo 10.000 euro, e quindi poi dopo ce ne possiamo anche andare via. Qua vedete c'è una finestra, ma come in tutti gli horror le finestre non possono essere utilizzate per scappare. Ma allora mi chiedo, perché le metti? Perché le finestre vanno messe nelle case, ma allora fai qualcosa? Perché tipo non si possono oltrepassare, non che me le oscuri, perché sennò non ha senso. Oh no, amici che mi guardate. Spero che mi guardiate, insomma, se non sto a fare questo video da solo e vorrei evitare di farlo da solo, magari. Dai, guardate qua, ci sono delle uova, vedete? Mio Dio, raga, queste cose sono straricche. E siamo a 30.000, dice... Non sto rubando, tranquillo, signor demone, non sto rubando. Allora dice, scendi nel seminterrato e controlla il quadro elettrico. Perché evidentemente è successo qualcosa. Appena siamo arrivati nel, insomma, 30.000, mi è scattata questa cosa. E qua è tutto buio, raga, come vedete. E qua la parte horror diventerà ancora più horror. Nessun problema, io ci vado nel seminterrato. Non ci vado più. Non ci vado più. No, 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 no. Non avete capito niente. Io non ci vado in questo. Vabbè, dai, ci vado perché tanto sono coraggioso, no? Però mi raccomando, non urliamo. Qua... Ricordatevi tutti quanti che succederà una cosa horror, succederà un jumpscare, ovvero arriverà qualcuno e ci farà tanta paura. In effetti qua hanno distrutto il quadro elettrico evidentemente, però io non ho paura, io sono impavido, ok? E quindi adesso apro questa cassa e risolvo la questione. Non ti permettere. Aha, vedete? Si è fermata la musica. Io non mi giro, se mi giro muoio. Ciao. Allora mi dicono di trovare il fusibile. Però con tutto il dovuto rispetto, come pensate che io lo... Cioè, come pensate che io possa ragionare? Ah, so io dove è il fusibile, raga. L'abbiamo visto. Perché ci diceva che non ci serviva ora. Invece ora ci serve. Adesso me ne torno su. So io dove andare. Mi raccomando, ricordatevi che adesso ci saranno altri jumpscare, altre cose. Non dobbiamo farci spaventare. Ok? Dobbiamo andare impavidi, ricordatevi, senza alcuna paura. Entrare qui dentro. Qua c'è la signora che ci indica giustamente dove si trova il fusibile. Grazie signora. Sa, io lo sapevo che lei era una delle nostre. Sostituire il fusibile e accendi la luce. Assolutamente lo farò. Ciao. Come... che grande posizione. Sai, anch'io faccio il modello. Tipo così sto. Scusate, non... È stato un momento di defiance. Quindi adesso me ne andrei qua. Sostituirei il fusibile. Questo fusibile... Spacca, sicuramente, è un grande fusibile perché ora mi permetterà di sistemare il quadro elettrico.
perché io sono anche un elettricista nel tempo libero. Sto scherzando, ovviamente. Tadam! Yuhuu! Grazie mille, amici, No, non ti... Allora, non si arrabbi. Oh, cosa ti arrabbi? Vuoi che poi mi arrabbio io, Ma guarda tu. Comunque, devo trovare la chiave. Questo è il nostro nuovo obiettivo. D'accordo. Allora, troviamo questa chiave. E raga, questo giochetto qua su Roblox secondo me è una hit. Cioè, è bellissimo. Perché... oh, si può spegnere la luce. Ma perché dovrei farlo? Mica sono scemo. Sentite, andiamocene fuori, dai. Chiudiamo questo posto, che tanto non serve più a niente. Me lo auguro, quantomeno. Anzi, sapete cosa? Dato che può andare via la luce... abbiamo visto. Ah, vedete, posso zoomare. Wow, tacca, bello. Vedete qua, posso zoomare ancora. Fatemi salire qua sopra, così posso prendere la farina e posso iniziare ad impastare. Dammi la chiave, svegliati, per favore. E raga, io vi giuro, io sto camminando da mezz'ora e qua non c'è niente. Niente. Ascoltatemi, il rododendro ha un certo limite. Dopodiché si può rompere il rododendro, ok? Questa è la prima volta che noto che c'è un manichino qui che sta guardando è dietro. Ora signora, lei mi vuole comunicare qualcosa per caso? Guardate che creepy raga. Oh mio Dio, no mio Dio che creepy. Allora, è da 46 minuti che sto giocando e non è ancora successo niente. Raga, io direi che dopo questa cosa io me ne smetterei. Questa storia è molto brutta, mi spiace per il ladro, ma mi sa che finisce col ladro che viene ucciso dal marito che torna a casa e viene messo sottoterra. Come ha fatto con la moglie. Quindi, morale della favola, non fate i ladri, è un lavoro brutto. Sto comandando il drone perché devo trovare Bing e voglio capire esattamente dove sia, perché è lì! Ehi, Bing! No, è sparito però. Ehi! Che cosa... è stato strano! Perché è sparito? Me ne sto andando assolutamente a controllare da più da vicino. Dai però, che bello, quello mi sembrava davvero Bing. Se volete tornate indietro con il video per vederlo, perché io non è che lo vedo molto bene. Cioè non è che l'ho visto perché era un po' piccolino, no? Quindi se volete potete tornare indietro a vederlo. Io qua lo sto cercando ovviamente, ma non lo sto vedendo nei pressi perché magari si è nascosto fra tutti questi alberi. Sarebbe molto bello trovarlo qua in giro, perché potrei finalmente dire di aver trovato Bing, perché è un mio grandissimo sogno, lo voglio proprio trovare tantissimo. Quindi sarebbe molto bello. Quindi adesso scendo un pochino e lo cerco un po' meglio qua in giro, proprio perché devo trovarlo, devo per forza trovarlo, altrimenti non sono contento. E devo, ecco, wow. Comunque, cioè, devo dire che qui è pieno di posti in cui nascondersi, Cioè, guardate, è pieno, è pienissimo. Cioè, è ovvio che Bing sia scomparso. Si può nascondere dovunque, no? Allora, direi di fare una cosa. Direi di cercare meglio, un po' più in alto. Perché, secondo me, potrebbe trovarsi proprio da queste parti, Non so, cioè... Poi adesso mi sembra un pochino stupido anche dire, vabbè, magari è qua sopra i tetti, tipo, sopra gli alberi, che caspita ne so, perché Bing adesso non è che si arrampica fino in cielo. Almeno credo, non lo so. Secondo voi potrebbe arrampicarsi sopra degli alberi e stare lì su? Però io sto andando verso il fiume, perché secondo me, lì al ponte, c'è qualcosa, C'è qualcosa, E comunque io ovviamente me ne sto a casa, ho mandato il mio drone perché tanto così almeno riesco ad avvistare tutto quanto molto meglio. E sono pure comodo seduto sulla mia sedia a casa, perché è più comodo così, no? Perché almeno io non mi devo muovere, poi ho portato il drone. Sto andando sempre di più vicino al drone. Guardate qua l'acqua come è tutta schiumosa, ma perché chiaramente è un po', insomma, pieno di schiuma. Non so perché in realtà, però vabbè, questo è un fenomeno particolare. Però avviciniamoci a questo ponte. Ah! Ok, non mi dovrei spaventare. Oh mio Dio, che bello, Bing. Andiamo a vedere, perché mi sa che è andato da quella parte. Ehi, Bing, sei qui? Ma secondo me si nasconde. Bing, ti prego, vieni subito fuori, perché ti voglio vedere. Cioè, ma poi perché si nasconde? Perché non si fa vedere a cipicchiona? Vorrei proprio vederlo, Allora, andiamo più da questa parte, così, ok. Perché voglio trovarlo. Bing, sei qui? Ti ho visto prima, eri qui. Sono sicuro che sei andato da questa parte. Ne sono certo. Bing? Accidenti. Che pizza. Dove sei? Bing, bing, bing. Sei qui per caso? Bing, bing, bing. Ok, non dovrei fare così. Mi sa che gli faccio paura se faccio così. Faccio paura pure a me, sentite. Andiamo un po' più in alto perché magari
Non lo so, magari è da queste parti, un po' più in alto. Magari si è nascosto fra gli alberi e in alto lo vediamo. Però devo stare attento a non schiantarmi da nessuna parte, quindi devo posizionarmi in un posto sicuro in cui salire. Quindi andiamo un po' più avanti, anche perché sennò poi dopo ho paura che succeda, insomma, che magari io distruggo tutto e non va bene. Ok, qua secondo me posso abbastanza salire, perché non c'è niente intorno, mi pare. Ok, quindi sto salendo, perfetto. Non si sta distruggendo il drone, anche perché non vorrei ricomprarlo, sapete com'è. Allora, vi dirò, queste parti sono molto interessanti. Io vorrei proprio capire quali sono i misteri di queste parti, perché secondo me ce ne sono tanti di misteri. Però voglio trovare Bing in questo momento, questo è il mio obiettivo, è trovare Bing. Bing? Sei qui per caso? Accidenti, mi sa che non lo troviamo più. Vabbè, se volete possiamo fare un altro video dove cerchiamo Bing e capiamo che cosa fa. Perché finalmente l'ho potuto trovare, l'ho cercato tipo ovunque nella mia vita, ma finalmente l'ho trovato e ve lo posso far vedere anche a voi, ovviamente. Quindi sono felicissimo di averlo trovato insieme a voi. Ovviamente ricordatevi di lasciare un sacco di like e di iscrivervi al canale per avvistare le cose insieme a me con il drone. Che bello! E cliccate uno di questi video bellissimi.